Direi questo, che l'intervento è l'atto finale di una storia clinica di ipertrofia prostatica. Prima di arrivare all'intervento ci sono vari passaggi da un punto di vista terapeutico. Il primo passaggio è quello di provare delle terapie mediche che facilitano l'espulsione dell'urina da parte della vescica, i cosiddetti alfalitici, farmaci che dopo un certo numero di mesi possono ridurre le dimensioni della prostata, dando quindi al paziente un beneficio sintomatologico. Ci sono poi anche dei suggerimenti diciamo di comportamento, come per esempio ridurre l'assunzione di alcol, di cibi piccanti e fare sempre movimento e possibilmente sport. L'ultima fase poi è quella della terapia chirurgica.